benvenuta. Grazie. Buonasera, buonasera. Eccoci. Sempre più bella, grazie, Matilde Gioli. Grazie. Veramente, wow. Grazie. Per una serie di ragioni, questa luce che brilla dentro di te. Sai già. So già, già, l'hai detta tu, l'hai dichiarato tu. Ma io vorrei partire invece da quanto hanno detto i tuoi colleghi. Sei sono la leader. Sono stupita perché non mi sento minimamente leader, però ho capito cosa intendevano dire. Nel senso che effettivamente io faccio un po' di macello sul set. Io e Pierpaolo Spollone siamo i due, diciamo, casinari. Sì. Perché abbiamo un approccio anche molto leggero a questo lavoro, pur rispettandolo tantissimo, però ci divertiamo anche a ridere, a fare un po' di dispetti, di scherzi. E, quando dicevano dello sguardo, no, che li fulminava, in realtà quando è il momento di diventare seri, io quello sguardo lo starei facendo a me stessa, perché mi sto dicendo da sola, adesso basta, però devo guardare gli altri, quindi in realtà è lo sguardo che farei a me, non a loro. Allora, siccome tu sei una donna molto intensa, molto intelligente e complessa, ti ringrazio. Noi vogliamo iniziare a parlare con te con una fotografia. Abbiamo immaginato il tuo cervello. Una cosa classica, aiuto, si fa sempre in televisione, vero? Certo. Allora, lobo frontale, lobo temporale, tronco encefalico e lobo occipitale. Ovviamente ad ogni area del nostro cervello corrisponde una capacità. Vediamo con cosa iniziamo. Elisabetta, illuminami la prima parte. Tu sai che il cervello è la mia passione, lo sapevi. Lobo frontale, ragionare e parlare. Sì. E non è un caso, perché tu hai iniziato questo mestiere senza pensarci. Esattamente. Dovevi pagare delle multe. Sì, devo pagare delle multe del motorino. Il conto era diventato molto salato, quindi anche per una questione di orgoglio ho deciso di non farle pagare ai miei, ma di trovarmi un lavoro. Quindi era un periodo in cui cercavo tanti lavori in giro, saltuari ovviamente, perché studiavo, mi allenavo. E è venuto fuori questa ricerca di queste comparse per il film di Paolo Virzì, Il capitale umano. Il capitale umano. E quindi ho fatto un provino da comparsa, senza pensare che poi alla fine avrei ottenuto uno dei ruoli protagonisti. Sì. E quindi pensa a questa cosa delle multe, dove mi ha portato. Lo dico alla mamma che mi sta guardando, vedi che alla fine le multe, cioè, fanno girare la ruota. La tua dottoressa però ha provato tante emozioni, sì, tante situazioni molto difficili da gestire, e non ha avuto le volte neppure il tempo di ragionare sulle cose. Vediamo cosa è successo alla dottoressa, sì, Giordano. Arriva. Allora è vero che hai fregato Caruso? Perché non me l'hai detto? Perché se si fosse accorto che nessuno si preoccupava troppo, avrebbe capito che bluffavo. Quindi mi hai usata per salvare tuo padre? Ho risolto i problemi di tutti. E prima di usare quel certificato mi sono assicurato che non provocasse danni. Non dovete nemmeno più preoccuparvi di tenere il segreto. E se qui le cose fossero andate diversamente che a Roma? Sarebbe stato improbabile. Ma non impossibile. Quindi non solo mi hai usata, ma hai anche rischiato sulla nostra pelle. Ma cosa stai dicendo, Giulia? Che le azioni hanno conseguenze. Ma non ti preoccupare, non ti farò la guerra. Sei stato fortunato che è andato tutto bene. Colleghi come prima. Lei è sempre bella. Tostina. Diretta, sì. Aveva, sì, ragione. Aveva ragione, sì, assolutamente. Almeno a questo punto della narrazione diciamo che ha ragione, poi sì, si vedrà. Sì, sì. Andiamo avanti, Elisabetta. Cosa mi illumini? Lobo temporale. Temporale. Mm. Ricordi, ascolto, quella è la zona deputata, sì, a ricordare. E a proposito di ricordi, io voglio far parlare persone che ti conoscono fin da bambina. Vediamo chi è. Di chi si tratterà? Ciao Mati, finalmente sei tornata a Milano dopo un po' che sei stata via. Lo sai che è sempre bello averti qui, anche se mi lasci sempre la macchina sporca e non me la pulisci mai, ma questo è parte di te e sei stupenda anche per questo, anche nelle tue imperfezioni. Ti voglio tanto bene e ci sarò per sempre per te. Un bacio. Ciao amore mio, volevo ricordarti quanto io ti ami e soprattutto quanto io mi ritenga estremamente fortunata ad averti come esempio di donna e di persona. Ti ringrazio tanto per tutto quello che fai per me da quando sono nata e ti amo tanto, più di tutti. Ciao Gusetta. Volevo dirti che per noi sei una ventata di allegria e di tenerezza. E volevo anche dirti che sono tanto orgogliosa di come ogni giorno affronti le tue giornate,
con dolcezza, con umiltà, con disponibilità sempre per tutti e per ogni situazione. E questo ci dà una grande forza. Sono proprio orgogliosa di te. Non me lo sarei mai aspettata. Mi fa stranissimo vederli, perché loro sono fuori, no, dal mio lavoro, no? E si espongono molto poco perché, insomma, non ho il respiro, guarda, veramente. Non mi sono composta io ieri in prova a vedere il videomessaggio della tua famiglia, quindi ho pensato... No, guarda, veramente, vi ringrazio perché non me l'aspettavo minimamente. E io poi in questo lavoro, no, quando vengo in trasmissione, quando faccio le mie cose, sono tendenzialmente da sola perché sono sempre a Roma, loro sono a Milano. Per una volta siamo tutti insieme, è una cosa bellissima. Andiamo ad accendere un'altra area del cervello, vediamo quale si illumina adesso. Tronco encefalico, battito cardiaco, respirazione. E adesso è il momento perfetto proprio, il cuore che... Ok. Per te è stato anche un esercizio quello di respirare in alcuni momenti della tua vita. E il battito cardiaco l'hai sentito veramente forte in alcuni momenti più di altri, per intensità. Ma io vorrei concentrarmi intanto sulla tua scelta di far correre veloce questo cuore ogni volta che ti lanci negli sport più estremi, più impensati e impensabili. E a proposito di sport, tu hai iniziato da ragazzina a fare rugby, che non è proprio una roba, come dire, normale in Italia fare rugby. Ma c'è stato anche un incidente che ti ha segnata e ti ha cambiata. Sì. Intanto rugby l'ho fatto da piccola piccola, quando non c'erano ancora le squadre maschili e femminili, quindi ero l'unica femmina della squadra, e non ti dico, dopo poco i miei hanno deciso di tirarmi fuori da lì perché mi massacravano, quindi insomma è durata poco, ahimè. Dopodiché sì, quando avevo 16 anni, durante una vacanza studio a Londra, in un aquafan, un ragazzo, tra l'altro la fortuna vuole che pesasse 100 kg perché era altissimo, si è buttato dal trampolino di 5 metri sulla mia schiena. Io ero appena riemersa, quindi mi ha devastato, mi ha spappolato 5 vertebre con rischio grandissimo di paraplegia. I primi 10 giorni io le gambe non le ho sentite e i medici non erano in grado di dirmi se le avrei riacquistate, se avrei riacquistato l'uso delle gambe. Quindi sono stati 10 giorni molto lunghi. La mia mamma è arrivata subito a Londra da me. Il papà è rimasto con gli altri fratelli e poi un giorno mi sono svegliata, chiaramente tutta rotta, però le gambe funzionavano e la mia vita è cambiata in positivo. E per me questo racconto non è il racconto di un trauma, ma di un miracolo, perché me la sono vista brutta. Un miracolo che però ti ha dato anche un'energia e una forza in più, nel senso che Beh, tu sì. la divori la vita, sì, non sì, ti fermi sì, mai, sì, fai qualunque cosa. Sì, sì, sì. Beh, è un modo anche per onorarla, perché sto tremando per i messaggi di prima di... Aspetta, mi calmo un attimo perché non me l'aspettavo. Ti faccio proprio. Respirare, guarda, ti faccio respirare e ci guardiamo insieme un video, okay. In cui addirittura sei diventata per un attimo allenatrice di nuoto sincronizzato. Sì, sì, sì. Vediamo. Questo è per tutti. Parlate della possibilità di cambiare arredamento, ma siete una squadra di nuoto sincronizzato. Ah, bello, ok. Ce l'ho. Ragazzi, 5, 6, 7, 8. Perfetto, vieni. Allora, ragazzi. Questo ho trovato io, caro. Allora, ecco, perfetto. Allora. Snorkeling sincronizzato. Ragazzi, mettetevi per favore in fila indiana dietro di me. Andiamo a vedere le vongole, vai. Allora, come avevamo detto. 5, 6, 7, 8 e copiate tutti i miei movimenti. Sì, ma che hai detto? 5, 6, 7, 8 e copiate i miei movimenti. 5, 6, 7, 8. Esatto. Poi, con questa stessa procedura, decideremo poi come andare ad arredare la casa. Va bene, okay? D'accordo. Io non ho capito l'inizio. Devi seguire quello che faccio io. L'abbiamo provato 100 volte, Franz. Ale, Franz. È Franz lui. Anche, puoi chiamarmi anche Ficarra se ti viene. Allora, a 5, 6, 7, 8 aprite le spalle, ok? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le spalle. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intanto ho trovato i figli, se no vado sotto. Tremendi loro.
Ma tu bravissima! Indisciplinati! Ma no, perché io ho fatto tanti anni, allenavo una squadra di ragazzine, le ho prese che avevano più o meno 8 anni e le ho portate avanti per 6 anni. E altra esperienza meravigliosa, quella di allenare... Ora ti dedichi all'equitazione. Ora mi dedico all'equitazione per diletto. E... sei stata addirittura nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Grande onore! Guarda... sì, sì, no, Però non puoi farmi tutte queste cose. Sei matta perché mi stai veramente... Poi io difficilmente... Tu mi hai conosciuta anche l'anno scorso, sai che io difficilmente perdo il controllo perché insomma sono... so stare comunque sì, in scena. Certo. Invece oggi sono veramente... senza forze, e non mi è hai disarmata qua. Con tutte perché queste perché l'amore ti è venuto incontro a cavallo, peraltro, caro sì. Cavaliere della Repubblica. Eh sì, allora, dunque, il mio ragazzo, che si chiama Alessandro, e non mi sta guardando perché è in maneggio coi cavalli, l'ho conosciuto, eccolo, l'ho conosciuto un anno fa a Roma, perché stavo girando Doc. Io vivo a Milano e ho un cavallo a Milano e tutti i weekend tornavo a Milano per andare a montare. Un weekend ero talmente stanca che non ce l'ho fatta, quindi il sabato mattina mi sono detto, Dio, io devo andare a cavallo però, per me il weekend è cavallo. Quindi digito su internet, passeggiata a cavallo Roma, e mi esce questo sito, a cavallo con Ale. Vado in questo maneggio e conosco Ale e diventa l'amore della mia vita. Quest'uomo è un amore assoluto, non relativo, sì, mi sì. sento libera dalla paura, sì. dalle illusioni, ora che lui è con me. Sì. È una dichiarazione d'amore incredibile, bellissima, pura, sì, pura. Sì. Lo aspettavo perché sono stata 3 anni circa single e ho avuto il dubbio di avere qualcosa che non andava perché non riuscivo a trovare una persona con cui stare bene e poi è arrivato lui e l'amore è troppo bello, guarda, sono... Si vede, sì, sono felicissima, Matilde, sono felicissima. Sei ancora più bella, più luminosa. Ti ringrazio. Ti sta facendo bene questa sì, relazione. Sì. E poi abbiamo due caratteri, lui come me è sportivissimo, facciamo un sacco di cose, non ci annoiamo... E la cosa bella della nostra storia è che entrambi abbiamo mantenuto quell'ingenuità e quello stupore per le piccole cose, quelle che hanno i bambini, no? Di fronte a un bel tramonto. E in un momento come questo dove vanno... È tutto. Perché tutto. Andiamo tanto veloci, non ci soffermiamo mai, e poi in un momento di tragedia come questo bastano le piccole cose e dobbiamo ringraziare veramente perché... Allora, giovedì, in prima serata, torna una nuova puntata di Doc. Abbiamo un'anticipazione sì. e i colpi di scena non finiscono mai. Mai. Vediamo. Anche con gli antibiotici Matteo non dà segni di miglioramento. Comincio a pensare che Cecilia abbia ragione. Non lo so, una febbre di lasse è poco probabile, però spiega tutti i sintomi. Sì, se non altro questa volta Cecilia non ci ha imposto la sua linea. Forse perché se divento primario mi ha chiesto di tenerla qui. Ha proprio campionessa di salto sul carro del vincitore. Però non ne ha bisogno. Col suo curriculum può andare dove vuole. Ci vada. Qui non abbiamo bisogno di una paranoica che vede pandemie dappertutto. Perché ti preoccupi? Tanto se divento primario tu te ne vai, no? Ma hai cambiato idea? Come ti ho già detto, non c'è niente che mi trattenga qui. Doc è tremendo. Doc è tremendo perché... Giulia, che insomma ormai la conoscete, è molto dura, questo, insomma, è abbastanza difficile fare breccia, però Doc riesce sempre a sgamarla e a metterla in difficoltà. E quindi non perdetevi la prossima puntata. Io mi sono appassionata tantissimo, quest'anno grazie. Ancora di più, siete veramente grazie. Un team straordinario. Guarda, grazie a te pazzesco. E a tutte le persone che ci stanno seguendo, che sono tantissime e ci danno tanto affetto. Vi ringrazio perché io vi leggo sempre sui social, insomma, so che ci siete col cuore, grazie.